Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Un saluto da Luca Scarlini, direttore del museo. Oggi arriva un'opera fondamentale della storia dell'arte, ossia l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Un disegno del 1490 che viene dal momento in cui Leonardo si trovò a stare a Milano, che immagina cosa sia l'uomo nel mondo e lo raffigura secondo la lezione data dal grande architetto romano unico di cui ci sia giunta la documentazione scritta, Marco Vitruvio Poglione, che scrisse quel di architettura che nel 1400 fece impazzire tutti gli artisti e tutti gli architetti, i quali cercavano la natura dell'uomo all'interno dell'arte e anche il senso recondito e ultimo delle cose. Nelle Accademie Platoniche a Firenze si discettava di come si potesse rappresentare l'uomo ideale e di come l'uomo ideale potesse essere rappresentato come chiave volta dell'universo. L'uomo vitruviano illustra una possibilità famosa. Un uomo che sta dentro un cerchio e che sta dentro un quadrato, come ci racconterà Costantino D'Orazio, il quale ha raccontato lungamente dei segreti di Caravaggio e di Leonardo. E in quest'opera ci sono fatti che concernono tanto l'immagine quanto il testo. Un testo che di rado si legge. Vitruvio, architetto, mette nella sua opera d'architettura che le misure dell'uomo sono dalla natura distribuite in questo modo, cioè che quattro diti fa un palmo e quattro palmi fa un piede, se i palmi fa un cubito, quattro cubiti fa un uomo e quattro cubiti fa un passo. Insomma, tutto deve essere calcolato e misurato. E quando Leonardo arrivò a Milano, come verrà poi raccontato, ci fu un momento in cui non tanto come artista principale era accolto, ma anche come ricercatore e scienziato. E questo disegno ha folgorato l'immaginazione di centinaia, se non migliaia e milioni di persone. E dopo il Codice da Vinci, ci sono vari che si recano alle gallerie dell'Accademia di Venezia, da cui questa illustre opera viene, a vedere quale recondito significato ci si possa trovare dentro. C'è addirittura chi ci è impazzito, o chi invece ci ha fatto molti soldi inventando delle PlayStation e altri giochi da computer. Dentro l'uomo vitruviano si trova il senso della storia, il senso della nostra storia, d'Occidente e d'Italia, come Leonardo, scienziato e artista sopraffino, ha saputo identificare in quel momento fondamentale, alla fine del 400, quando molte delle forme artistiche con cui ancora oggi conviviamo sono state messe alla prova, elaborate e verificate. Ma Costantino D'Orazio ha il turno suo di parlare, dando più racconto e più informazione su quest'opera, a lui quindi la parola per entrare nel segreto dell'uomo vitruviano. Leonardo da Vinci, uomo vitruviano, 1490 circa. Inchiostro e matita su carta, 34 cm per 24. Venezia, Galleria dell'Accademia, Gabinetto dei Disegni. Leonardo ha concepito il disegno dell'uomo vitruviano all'inizio degli anni 90, mentre si trovava a Milano, disegno che, suo malgrado, è diventato l'icona del Rinascimento. In realtà Leonardo lo aveva concepito come una sorta di punto di arrivo di una ricerca che già da almeno un decennio stava portando avanti e che era cominciata a Firenze all'interno della bottega del Verrocchio, che era stato il suo maestro, dove si praticavano le dissezioni anatomiche, cioè lo studio del corpo umano finalizzato da una parte a capire come meglio rendere in pittura la muscolatura, i tendini, quindi i corpi umani, dall'altra cercando anche però di studiarne
le proporzioni. E infatti il punto di arrivo del lavoro di Leonardo consiste nell'uomo vitruviano in un ricalcolo di quelle che erano state le proporzioni che fino ad allora erano state seguite da tutti quanti gli artisti italiani ed europei, cioè le proporzioni che erano state trascritte, calcolate ed individuate da Vitruvio all'interno del suo trattato Il De Architettura, che appunto questo architetto latino scrisse nel 15 a.C. e che era stato appena recuperato alla fine del 300, uno dei testi classici che viene ritrovato, tradotto e studiato dagli artisti e dagli architetti. Che cosa contiene il libro sesto della De Architettura di Vitruvio? Sostanzialmente l'affermazione è che per realizzare una architettura armonica bisogna rispettare, bisogna riprodurre le proporzioni armoniche del corpo umano, che Vitruvio, studiando le sculture di Prassitele, di Fidia, quindi dei grandi scultori della classicità greca, aveva individuato secondo una regola molto precisa: la testa di un uomo dal corpo perfetto può essere iscritta 7 volte all'interno del corpo, cioè a dire in realtà il corpo non è altro che la moltiplicazione di un medesimo modulo. Ebbene, Leonardo che cosa fa? Non attraverso un calcolo semplicemente geometrico e astratto, ma attraverso un calcolo empirico delle proporzioni di tanti corpi, soprattutto dei suoi allievi, dei suoi ragazzi di bottega, di quelli che lui a volte individua neanche con un vero e proprio nome, ma li chiama, non so, lui in quegli anni a Milano misura il corpo di Trezzo e misura il corpo di Caravaggio, cioè di due ragazzi che lui chiama con il nome del loro paese di origine, proprio perché in realtà non sono persone che gli interessano, no, dal punto di vista umano, ma gli interessano come esempi, come prove di quello che è in realtà il suo nuovo, la sua nuova teoria. E questo che è scritto sotto l'uomo vitruviano, sotto questo disegno, ci sono delle scritte che non legge quasi mai nessuno. Cosa c'è scritto? Sostanzialmente che la testa di un uomo dal corpo perfetto, o meglio, lo spazio che intercorre tra l'attaccatura dei suoi capelli e il mento, entra all'interno di questo corpo non 7 volte, come ha detto Vitruvio, bensì 10. Beh, può sembrare un calcolo, se volete, inutile, astruso, privo di significato, ma in realtà dimostra come Leonardo, attraverso lo studio della natura, attraverso lo studio della realtà, riesce a concepire un nuovo sguardo intellettuale nei confronti, no, del mondo, dell'universo. Ed è per questo che questo disegno assume un significato che va oltre la semplice spiegazione di come bisogna costruire in pittura un corpo perfetto. Cioè non è soltanto una questione legata a questi calcoli geometrici, bensì ad un'operazione che Leonardo riesce a fare per la prima volta, cioè all'interno delle De Architettura di Vitruvio. Vitruvio stesso parla della possibilità che il corpo di un uomo possa essere iscritto in un cerchio e in un quadrato, perché già all'epoca, quindi già nel primo secolo e poi recuperata nel 400, il cerchio era il simbolo del firmamento, del cielo, il quadrato invece simbolo della terra. Secondo Vitruvio, sia il firmamento sia la terra si possono ritrovare all'interno delle proporzioni del corpo umano. Tutti gli artisti precedenti a Leonardo che si erano cimentati nella visualizzazione di questa teoria di Vitruvio avevano separato le due immagini: da una parte avevano disegnato un corpo umano dentro un quadrato, dall'altra il corpo dentro il cerchio. Leonardo è il primo a disegnare contemporaneamente queste due figure geometriche con il medesimo corpo iscritto, un corpo che, come appunto è ben noto, ha un solo busto, una sola testa, quindi una sua centralità, ma ha poi 4 braccia e 4 gambe. Non solo, ma Leonardo per la prima volta compone queste due figure geometriche in modo tale che il centro del cerchio sia nell'ombelico dell'uomo, mentre invece il centro del quadrato sia proprio nei suoi genitali. Cosa significa questo? Significa che in realtà Leonardo non arriva a stravolgere il corpo umano e le sue proporzioni per adattarlo alle figure geometriche, ma dice: ok, il corpo ha una sua proporzione, una sua costruzione, e trova la soluzione
l'unico, no? Per fare in modo che queste due figure geometriche effettivamente possano essere riflesse, no? E possono soprattutto basarsi sulla centralità del corpo. Se uno si va a guardare come gli altri artisti l'avevano concepito, capirà che nel far sfiorare la circonferenza e i lati del quadrilatero del nuovo Vitruviano, Leonardo trova una soluzione nuovissima, unica, che diventa talmente azzeccata, diciamo così, che effettivamente poi quel disegno rimarrà come icona, come la rappresentazione della nuova concezione della vita e dell'universo e del ruolo dell'uomo nel mondo. Se nell'epoca medievale e fino all'inizio del XIV secolo l'uomo era stato relegato ai margini della realtà dell'universo, perché tutto puntava verso Dio e l'aldilà, con il 400, come ben sappiamo, l'uomo torna al centro dell'universo. Chi riesce a visualizzarlo, chi riesce a costruirne l'immagine, è proprio Leonardo con questo disegno, che forse pochi sanno, ma in realtà doveva essere utilizzato come frontespizio di un trattato dell'anatomia che Leonardo stava portando avanti proprio in quegli anni a Milano. Costantino D'Orazio, è il momento del caffè. E di fronte all'uomo vitruviano, il caffè naturalmente deve essere denso anche di meditazioni su quella figura perfetta che si impone all'attenzione quando si visita il museo illustre in cui è collocato. Le gallerie dell'Accademia sono un museo anch'esso che fa parte di un paesaggio straordinario, sta dentro Venezia, ha una parte della propria architettura che è data nelle costruzioni a Palladio, ed è un altro modello importantissimo di rappresentazione dell'opera d'arte all'interno dello spazio. L'uomo, quando osserva l'uomo vitruviano, si trova sempre a porsi delle domande. Ma sono quindi io effettivamente così? Sono davvero inscrivibile in quelle due figure, tutto in me geometrico e matematico? Niente scarta nell'immaginazione, ma tutto scarta naturalmente. Il desiderio di dare regole matematiche certe era lo stesso che portava Leonardo in quegli anni a imporsi alla corte di Ludovico il Moro a Milano per tramite di uno strumento musicale, una lira fatta a forma di capro, con cui si segnalò immediatamente all'attenzione della corte. E quando si osserva l'immagine, quello che più colpisce è pensare a quanti artisti l'hanno rifatta. L'elenco è pressoché infinito, specialmente nel Novecento. Così tanti artisti hanno sentito il bisogno di misurarsi con l'uomo vitruviano, e spesso facendone anche parodie o anche storcendone il senso in modo violento, perché quella determinata idea di uomo collocato al centro del mondo serenamente in una struttura geometrico-matematica esatta è terminata da tempo. Ma quel sogno resta. E bene o male, se l'uomo, come ci ha raccontato assai bene Luigi Pirandello all'inizio del secolo scorso concluso, nel suo Fu Mattia Pascal, è passato da essere un antico Edipo a un moderno Amleto, perché il cielo sopra di lui, con le scoperte geografiche, astronomiche, gli si è lacerato e la sua piccola posizione nel mondo si è completamente rovesciata e ribaltata, allo stesso tempo vi è come un desiderio fortissimo di potersi identificare con quell'idea della geometria del corpo umano come misura del mondo. E naturalmente viene alla mente Le Corbusier, il quale, quando formulava i suoi modulor, la sua idea di città
a Marsiglia, fatta tutta a misura dell'uomo, dove il corpo umano era la base dell'architettura delle case, a questo disegno ossessivamente si rifaceva. Ed è un disegno che si trova pressoché ovunque vi sia stata un'idea di utopia urbanistica e architettonica. Ma l'opera ha altri segreti da raccontare e Costantino D'Orazio ha il suo momento di ulteriormente raccontarcene. L'arrivo di Leonardo a Milano è abbastanza curioso, abbastanza insolito. Lorenzo il Magnifico era solito spedire in missione gli artisti fiorentini nelle corti italiane, un po' come una sorta di operazione diplomatica, come dono per i suoi potenziali alleati, un po' perché in questo modo voleva che il gusto dell'arte, della cultura, del costume fiorentino si diffondesse in tutta Italia, diventasse il gusto dominante. Così aveva fatto quando Papa Sisto IV gli aveva chiesto all'inizio degli anni Ottanta del 400 di inviargli dei pittori per dipingere le pareti interne della Cappella Sistina, che Papa Sisto IV aveva appena terminato di costruire. Lorenzo il Magnifico invia Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Luca Signorelli, cioè tutti quegli artisti coetanei di Leonardo che avevano lavorato nella bottega del Verrocchio, quindi che erano i compagni di lavoro, di strada di Leonardo. L'unico artista della sua generazione che non invia a Roma è proprio Leonardo da Vinci. Perché? Perché Leonardo si era fatto la fama di essere un artista inaffidabile, di un artista che non rispettava le committenze, non rispettava i tempi e soprattutto nel momento in cui gli veniva chiesta una iconografia classica, una adorazione dei magi per esempio o un santo come il San Girolamo, aveva dato prova di stravolgere talmente tanto le aspettative dei suoi committenti e le iconografie classiche che era andato incontro a notevoli rifiuti. È per questo allora che non lo invia a Roma, onde evitare di incorrere in un rifiuto del Papa, non sarebbe stato certo opportuno, e lo invia invece a Milano, alla corte di Ludovico il Moro. Come lo invia? Lo invia al seguito, di uno strumento musicale estremamente curioso che Leonardo stesso ha disegnato e affuso, cioè una lira, così la descrive Vasari, che era a forma di testa di capra. In cui appunto la mascella inferiore di questa capra serve da cassa armonica e i denti della capra tengono le corde di questo strumento che Leonardo porta a Milano, suona alla corte di Ludovico e probabilmente anche vincendo una gara tra musicisti, ma in realtà lui ha proprio il ruolo del musico. Leonardo ci metterà 10 anni per entrare nelle grazie di Ludovico il Moro e ottenere le committenze direttamente dalla sua corte. Cosa fa in questi 10 anni? Sono proprio gli anni, la seconda metà degli anni Ottanta, i primi anni 90 del 400, anni che vedono la nascita del disegno che oggi noi chiamiamo uomo vitruviano, ma che in realtà diventa la conclusione, arriva a conclusione di una serie di studi portati avanti sui corpi umani, che lui misura, come abbiamo detto, ma che in realtà studia anche entrando all'interno di questi corpi. Le dissezioni anatomiche che aveva imparato a fare dal suo maestro Verrocchio, che all'epoca erano essenzialmente destinate a migliorare la pittura, per Leonardo diventano invece anche l'espediente per iniziare a studiare le regole, le leggi che regolano il funzionamento degli organi dell'uomo. Leonardo non è un medico, cioè lui non cerca la cura alle malattie, ma vuole capire come gli organi appunto funzionano, il rapporto tra diversi organi e soprattutto, molto affascinante, comincia subito a cercare di capire come funziona la vita. Come nasce la vita dell'uomo, come funziona il concepimento di un embrione. Allora, oltre all'uomo vitruviano, uno dei grandi disegni più famosi di quest'epoca è la sezione di un coito, nel quale compare il corpo di un uomo che penetra il corpo di una donna. Il dettaglio più affascinante è proprio quello in cui Leonardo
per capire cosa dell'uomo entra all'interno di un corpo femminile che poi produce l'embrione, disegna due tubicini che entrano nel corpo della donna attraverso il membro maschile partendo da due punti diversi del corpo dell'uomo. Uno di questi tubi parte dal cervello, passa attraverso la spina dorsale e entra appunto nella donna. L'altro tubicino invece parte dal cuore e arriva sempre all'interno della femmina, cioè a dire che cosa l'uomo dà, come l'uomo contribuisce alla vita dell'embrione di un feto, contribuisce attraverso quello che arriva dalla sua mente e quello che arriva dal suo cuore. L'uomo è fatto di passione e di razionalità. Studio del corpo umano in Leonardo acquisisce tanti tipi di valori e lo porta in tante direzioni diverse. L'uomo vitruviano è solo un episodio di questa sua ricerca, che in realtà deriva dalla empirica, no? Analisi dei corpi che lui appunto misura, taglia, seziona, studia, guarda, osserva, ma anche da un nuovo studio più intellettuale che lui porta avanti grazie a degli incontri che fa proprio a Milano. Incontri con dei professori, in particolare Luca Pacioli, che incontra proprio alla metà degli anni 90 del 400, un docente dell'Università di Padova che viene chiamato a Milano da Ludovico il Moro, con il quale lui collabora nella stesura di un trattato dedicata alla proporzione, si intitola De Divina Proporzione, per il quale Leonardo disegnerà dei poligoni, delle figure geometriche che andranno proprio a cercare di dimostrare quelle che sono le teorie di Luca Pacioli. Non solo Luca Pacioli, anche lui che insegna non solo la geometria ma anche il latino a Leonardo, il quale aveva potuto leggere il De Architettura di Vitruvio soltanto perché era stato tradotto a Firenze da Poggio Bracciolini in lingua volgare, perché Leonardo in realtà non conosce, quando arriva a Milano, né il latino, né il greco, né la filosofia. È un autodidatta che deve a Milano riempire le lacune che si è portato dietro da una formazione giovanile che lui ha ottenuto in modo estremamente improvvisato ed improbabile, perché in realtà è un figlio illegittimo. Leonardo nasce da un giovane avvocato che ha un'avventura con una contadina di Vinci. Per i primi anni della sua vita in realtà non viene accolto nella famiglia del padre e verrà richiamato, diciamo, in casa, nella casa di Vinci, dal nonno soltanto perché suo padre non riesce ad ottenere figli dai matrimoni che ha. Si deve sposare 4 volte prima di ottenere un figlio legittimo. Allora Leonardo può costituire, no, quella possibilità di non far disperdere la famiglia, ma essendo un figlio illegittimo non gli viene data una educazione propria, quindi appunto non studia nessuna di quelle materie che gli può permettere da subito, no, di entrare in contatto profondo con i testi classici. Sarà la sua intelligenza, la sua ostinazione, la sua caparbietà che lo porterà a recuperare quella cultura che lui non aveva, di cui noi abbiamo una dimostrazione attraverso i tanti appunti che, mentre è a Milano, lui segna nelle centinaia di fogli che ci sono tornati, elenchi di parole in latino, tentativi appunto di costruire questa, di immaginare, no, queste figure geometriche e anatomiche che Vitruvio ha elaborato e che appunto lo porteranno poi a concepire questo disegno straordinario, che diventa anche misura non soltanto di coloro che vorranno affrontare la pittura di figure umane, ma diventa anche misura per coloro che vogliono tradurre l'armonia del corpo umano negli edifici, nell'architettura. In particolare, colui che aveva portato avanti questa pratica appunto di traduzione dell'armonia del corpo umano nell'architettura e nella città era stato Leon Battista Alberti, un architetto
di una generazione precedente a quella di Leonardo, al quale si deve non soltanto lo studio del testo vitruviano, ma anche per la prima volta la riproposizione di quelle che Vitruvio aveva indicato come delle regole molto precise nella costruzione. Allora, Vitruvio non è soltanto colui che elabora questa similitudine tra un corpo e una casa, tra un uomo e un edificio, ma è anche colui che nel suo De Architettura dà una serie di indicazioni molto pratiche. Per esempio, nella Domus Romana, Vitruvio indica la necessità di mettere al centro un atrio intorno al quale si dispongono in modo simmetrico tutti quanti gli ambienti, le due camere da letto, no, della domina e del dominus, i due triclini, perché in una casa di si rispetta ne doveva avere due, uno per l'inverno e uno per l'estate, oppure le biblioteche, magari una per la letteratura greca e una per la letteratura latina, e poi no, le cucine, le stanze per le divinità della famiglia, tutti organizzati in un modo estremamente armonico, equilibrato anche nelle loro dimensioni, oltre che nella loro posizione. È quella che Vitruvio chiama la euritmia di un edificio, cioè il buon ritmo, che deve anche poi ovviamente influenzare il buon ritmo della vita che si svolge all'interno di queste case. Ecco che gli spazi intervengono anche sulla vita quotidiana, sulle abitudini, sui tempi, sui modi di appunto costruire un'intera giornata. Ecco, Leon Battista Alberti traduce e amplia queste indicazioni destinate ad una domus, magari di un solo piano, in un edificio, come per esempio il famosissimo Palazzo Rucellai. Palazzo Rucellai può essere concepito come la costruzione tridimensionale e geometrica dell'uomo vitruviano di Leonardo. Cioè, l'uomo vitruviano è un'immagine estremamente pittorica in due dimensioni. Se vogliamo avere un contraltare o comunque una traduzione tridimensionale e architettonica, dobbiamo guardare a Palazzo Rucellai a Firenze. Perché? Perché nel Palazzo Rucellai noi abbiamo una proporzione orizzontale, che segue in modo molto preciso quello che Vitruvio aveva concepito e indicato, un cortile centrale intorno al quale si dispongono le varie sale del palazzo, ma anche una proporzione verticale, in senso verticale, cioè una facciata che diventa in realtà lo specchio di quelle che sono quella che è la disposizione degli spazi in senso verticale dell'edificio. È non a caso una facciata nella quale Leon Battista Alberti ripropone i tre ordini classici dell'architettura greca: quello dorico nel piano inferiore, quello ionico nel piano mediano e corinzio nel piano superiore, così come Vitruvio aveva visto nei templi greci e così come i romani avevano fatto per esempio nel Colosseo. Ma non basta, perché Leon Battista Alberti lavora anche sulla superficie di questa facciata. Fin dall'epoca medievale le facciate degli edifici riportavano i mattoni dei quali appunto che costituivano i palazzi, con una superficie rustica, cioè non elaborata, molto molto irregolare. Per la prima volta nell'edificio di Leon Battista Alberti invece la superficie di questi mattoni è coperta da un intonaco che viene disegnato. Il disegno ripropone le dimensioni di questi mattoni, ma è un disegno estremamente regolare e molto ritmato, ma soprattutto è un disegno che via via che si sale nei piani più alti diventa sempre più fino, sempre più liscio. Dai mattoni disegnati molto spesso che stanno ad indicare nel piano basso la solidità delle mura di questo edificio, via via si arriva verso l'alto che quasi, quando uno guarda dal basso l'edificio, sembrano semplicemente accennati, quasi una sfumatura, quasi un piccolo disegno a matita sulla superficie dell'edificio. È una sorta di illusione ottica estremamente raffinata, che però serve di nuovo a trasformare l'edificio in realtà quasi in un organo vivente, in un corpo vivente, che via via che sale si alleggerisce. È la rappresentazione, devo dire, più emblematica di quello che appunto era avvenuto in quegli anni, cioè dello studio che era avvenuto in quegli anni sul corpo umano e che in modo molto concreto poi diventa edificio, diventa anche città.
quanto vale un'opera d'arte, quanto vale un'opera d'arte impagabile come l'uomo vitruviano. Secondo, la nostra recente storia monetaria vale un euro, perché l'uomo vitruviano è stato apposto dietro la moneta da un euro dal ministro all'epoca delle finanze e dell'economia Carlo Azeglio Ciampi, e in qualsiasi piccola spesetta quotidiana per il prezzo di un caffè piuttosto che in qualsiasi resto al supermercato, quell'immagine è rientrata ulteriormente nel circolo delle immagini che ogni giorno frequentiamo e verifichiamo. Naturalmente un euro è un valore che vuole essere simbolico, perché opere come l'uomo vitruviano, su cui si basa la storia dell'arte occidentale, non hanno prezzo in alcun modo, e non hanno prezzo specialmente per la quantità di idee che suggeriscono alle persone e che sanno bene o male imporre in ogni momento. Dopo la voga straordinaria che negli ultimi anni l'immagine ha riavuto anche tramite il rock, spesso delle band hanno usato l'uomo vitruviano con vari giochi possibili di immagine come loro propria immagine e logo, il fatto è che anche nel mondo dei giovanissimi questa immagine torna, e recentemente vi è stata una app creata per il racconto di possibili appuntamenti sentimentali in cui l'uomo vitruviano incontra una donna vitruviana e entrambi insieme fanno possibili conversazioni che portano poi a una perfetta storia d'amore. Insomma, c'è un sogno straordinario di felicità nell'armonia che ancora oggi, malgrado le crisi, malgrado le alluvioni e malgrado tutto ciò che ci turba e ci angoscia, l'opera d'arte rinascimentale ci comunica esattamente. E poi, a tutti gli effetti, Leonardo fu straordinario, perché non è certo l'unico artista che in quel tempo si riferisse alla lezione di Vitruvio, ma lui seppe in qualche modo rendere perfetta quella riflessione che derivava da una riscoperta dell'antico. E in questa sua elaborazione Leonardo poté in qualche modo fornire l'ideale di quello che l'essere umano avrebbe dovuto e potuto rappresentare. E naturalmente gli artisti che hanno giocato con questa immagine sono infiniti, da William Blake a Salvador Dalí, da Arno Brecker, lo scultore favorito di Adolf Hitler, a Luigi Ontani, da Robert Mapplethorpe a Ian Fabre e a Luciano Fabbro e a Michelangelo Pistoletto e a Hermann Nisch e a chi ne ha più ne metta. Ma il tempo ci riporta all'opera e ci riporta a Costantino D'Orazio, che concluderà il suo racconto. Nei paesaggi urbani noi possiamo ritrovare l'effetto dell'uomo vitruviano di Leonardo. E in che senso? Un paesaggio urbano medievale può essere per esempio ritrovato nello sfondo dell'allegoria del buon governo dipinto da Ambrogio Lorenzetti a Siena. In che cosa consiste questo paesaggio urbano? In un insieme estremamente regolare di case torri, di piccoli palazzetti che si dispongono sulla superficie collinare, no? Di Siena, in un modo estremamente disorganizzato. Questo è il modo in cui viene appunto concepita la città che si adegua alla natura nel Medioevo. La città rinascimentale per eccellenza, invece, è quella che viene dipinta nelle famose città ideali, nelle famose tre tavole che si trovano a Berlino, a Urbino e a Baltimora, dove noi che cosa possiamo vedere? In realtà delle piazze all'interno delle quali si trova un tempio o comunque un edificio principale quadrangolare o anche circolare, e ai due lati, disposti in modo estremamente simmetrico, altri edifici in una perfetta prospettiva centrale. Che cos'è questo? È esattamente quello che avviene all'interno del corpo umano. Se noi osserviamo il corpo umano, noi possiamo vedere un tronco, un busto centrale che fa da perno a arti che si dispongono in modo simmetrico ai due lati. È estremamente semplice, quasi banale, no? Fare questo tipo di confronto, ma
è proprio nel 400 che questo viene concepito, e con l'uomo vitruviano di Leonardo che viene portato ad una perfetta organizzazione. In realtà Leonardo cerca di non stravolgere le dimensioni del corpo per far combaciare, per far sfiorare alle mani e ai piedi sia la sfera che il cerchio, ma capisce che per ottenere la centralità del corpo, il corpo umano deve essere messo in due posizioni diverse. Questo è legato ad un'altra considerazione a cui è arrivato Leonardo, cioè che in realtà le proporzioni del corpo umano, come le proporzioni di tutti gli esseri viventi, le foglie, i fiori, gli alberi, non seguono una proporzione semplicemente geometrica, ma seguono quella che è la proporzione indicata dalla sezione aurea. La sezione aurea, nella quale in realtà le parti del corpo, o le parti di una foglia, o le parti di un albero, non sono semplicemente proporzionate, ma crescono proporzionalmente. Il corpo di un uomo è sempre proporzionato fin da quando è bambino e poi diventa adulto. Non è soltanto da adulto che ha una proporzione perfetta, perché in realtà la sezione aurea è il rapporto tra le varie parti del corpo che via via che cresce non cambia. È un numero assolutamente intellettuale, irreale, che però è all'interno della regola dello sviluppo del corpo e dell'intero universo. Questo ci permette quindi di affermare come in realtà Leonardo, dall'esperienza fisica, empirica, dello studio della natura e dell'uomo, sia riuscito a elaborare una regola astratta, intellettuale, che diventa filosofia. Ora Costantino D'Orazio, prima di uscire dal museo, ascolti con me Ornella Vanoni che canta in uno sceneggiato vintage famoso degli anni 70, il Leonardo di Renato Castellani, con Philippe Leroy, la canzone Muoversi l'amante come l'ho amato, che in qualche modo rimanda anche ai testi dentro l'uomo vitruviano. Musiche di Roman Vlad. Un saluto da Luca Scarlini, dal Museo della Radio. Muoversi l'amante per la cosa amata.
Museo Nazionale, a cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento. Regia di Valerio Giannetti. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it. La cosa